Mettiamo subito il sindaco di Francavilla al Mare, l'avvocato Antonio Luciani, e poi ci sarà un saluto del prefetto e poi cominceremo. Non c'ho il microfono. Buonasera a tutti, ci stiamo un po' abituando anche noi a tutte le normative, Carlo. Abbiamo un microfono dedicato, quindi io parlerò con questo microfono, il signor prefetto con un altro microfono, e dopo verranno levati per rispettare al massimo la normativa. Ovviamente ci consentirete di parlare senza mascherine, perché in questo momento siamo distanziati e anche i nostri ospiti saranno distanziati, quindi parleranno senza mascherine. E sono qui per ringraziare, questa è l'ultima mia edizione di Filosofia al Mare, perché dopo un percorso che mi accompagna al 10° anno da sindaco, questa è l'ultima edizione nella quale verrò a fare il saluto. La prossima estate ci sarà il nuovo sindaco di Francavilla a farlo. Bene così, perché bisogna cambiare, bisogna anche evolversi. Sono molto contento del percorso e del percorso soprattutto di crescita che ha fatto questa manifestazione, grazie al suo ideatore, fondatore, che è il professor Carlo Tatasciore, e alla sua splendida moglie che lo accompagna dietro le quinte, che ringrazierei con un grande applauso. Così come sono onorato di ringraziare il professor Curi, che torna per il quinto anno, parecchi, torna per l'ennesimo anno, e per la prima volta abbiamo invece ospite questa sera un pezzo della storia della nostra Italia, un pezzo della bella storia, di quella storia fatta di, appunto, di giustizia, di rigore e di valori che vorremmo trasmettere alle future generazioni sempre, Gherardo Colombo, e lo ringrazio per essere qui a Francavilla al Mare. Inoltre, mentre vi do l'ultima notizia, chiamerei il prefetto Giacomo Barbato, il dottor Giacomo Barbato, ad affiancarmi, e io vi lascio dicendovi che, e consegnando questa scatolina a Sua Eccellenza il prefetto, perché per il quarto anno consecutivo la Presidenza della Repubblica ha conferito alla questa manifestazione la medaglia per il valore della manifestazione, e noi siamo onorati, e la do al signor prefetto, che poi la consegnerà al professor Tatasciore. Grazie. Buonasera, e io ringrazio il sindaco di Francavilla, l'avvocato Luciani, per i 10 anni che ha regalato a questa città. Per lui è l'ultimo momento da sindaco, per motivi legati alla scadenza del mandato. Per me è la seconda volta, ma è anche l'ultima volta, poiché approfitto dell'occasione, forse qualcuno saprà, che torno al Ministero con un altro incarico, e quindi lascio il 22 l'incarico di prefetto di Chieti. Quindi anche per me è l'ultima volta da prefetto di Chieti. Consentitemi quindi di ringraziare attraverso voi direttamente tutta la splendida popolazione della provincia di Chieti, di questo meraviglioso territorio, e di augurare sicuri futuri successi, a parte a questa manifestazione, allo sviluppo di questo territorio, che è fornito di potenzialità enormi. E come dico spesso ai sindaci, come l'avvocato Luciani, tutti ci dobbiamo, vi dovete impegnare in questo caso, perché io sono da questo momento in poi un poco fuori, perché ciò avvenga. Avete delle potenzialità che dovete sfruttare a livello culturale, a livello economico, a livello naturalistico. C'è esattamente tutto, e il premio che il professor Tatascione ha patrocinato sin dall'inizio e ha il riconoscimento del Presidente della Repubblica per la quarta volta è una prova di questo. Auguri a tutti, viva Francavilla, viva la provincia di Chieti. Noi abbiamo cominciato con l'anima,
questo ciclo di incontri. A questo punto è la giustizia, è un tema filosofico naturalmente che era anche intrigante chiedere di parlarne non soltanto a filosofi ma anche a uomini di legge. La dike è una divinità e quindi invitare Gherardo Colombo significava per me, oltre all'onore, alla giustizia che questo atto di presenza di Colombo a Francavilla portava, e quindi sono molto onorato e contento di questo. Gherardo Colombo parla di carcere e deterrenza, ispirandosi a un libro che presto vi presenterò, mentre Umberto Curi, che parlerà per primo, ha cambiato il titolo, che era Legge e Giustizia, in Colpa e Pena. Io vi parlo naturalmente di Umberto Curi, però prima voglio ricordare un amico che abbiamo perduto il 7 novembre 2019, e cioè Remo Bodei. E Remo Bodei è venuto 2012, 2013, 14, 15, 16, 18, l'anno scorso già stava male e poi è morto il 7 novembre 2019. E quindi diciamo questa edizione io personalmente la voglio dedicare a lui. Ci sono ancora nel programma l'11 luglio Vinzia Fiorino e Giacomo Marramao. Ci sono dei biglietti, mi hanno detto pochissimi, però ci sono, quindi chi avesse intenzione di partecipare può prenotarsi. L'ultimo libro di Bodei era Dominio e Sottomissione, sicuramente avrebbe partecipato molto volentieri a queste conversazioni sulla giustizia. Naturalmente io ringrazio moltissimo il Comune di Francavilla al Mare, senza il quale noi non avremmo potuto effettivamente svolgere alcunché. In questi 10 anni io mi sono, il sindaco ha ricordato prima, mi sono sentito molto sostenuto, e questo è molto importante per chi inizia in generale un'attività. Bene, Umberto Curi ha insegnato, è emerito nell'Università di Padova e ha insegnato storia della filosofia. Ha diretto la fondazione il Gramsci Veneto e ha diretto ed è stato membro anche della Biennale di Venezia per molti anni, e questo mi intriga ancora di più perché mi ritrovo a dover sostenere il premio Michetti. Con Umberto curiamo di solito i lampi d'agosto,
che quest'anno ci saranno cinema e filosofia e dal 24 al 26 e saranno dedicati a Steven Spielberg. Vedremo Prova a prendermi e Duel. Curi si è occupato di polemos, cioè di guerra, o meglio del nesso della politica con la guerra. Dal mito si è occupato molto di mito, è passato poi al cinema e poi di temi più variamente filosofici, quali l'amore, il dolore, il destino. Nell'ultimo libro, che si intitola Il colore dell'inferno, la pena tra vendetta e giustizia, negli ultimi capitoli si sofferma su un tentativo di fare la giustizia in maniera diversa. Questo lo collega strettamente al libro che ho indicato, Il perdono responsabile, perché il carcere non serve a nulla. Si può educare al bene attraverso il male. Ecco, noi siamo abituati a questa, diciamo, alla vendetta, ecco. Però giuridicamente non facciamo vendetta, non usiamo la vendetta, però il condannato deve soffrire. Ora, sia nel libro di Gherardo Colombo, sia nel libro di Curi, in alcuni capitoli si affronta questo argomento molto interessante, che però mi pare sia finito come era cominciato. Passo direttamente la parola a Curi, perché poi vi presento Gherardo Colombo e il titolo è Colpa e pena. Bene, buonasera, bentrovati. Io entro subito in argomento attraverso una citazione che credo sarà familiare a molti di voi. In galera e buttar via la chiave. È un'affermazione che abbiamo letto e sentito ripetere più volte. È anche un'espressione che probabilmente molti di noi hanno pensato senza avere magari il coraggio di pronunciarla, ed è la testimonianza di una condizione intorno alla quale conviene riflettere. Quante volte, di fronte a un reato particolarmente odioso, abbiamo auspicato che fosse sanzionato con una pena particolarmente severa? Quante volte, di fronte alla sentenza di un tribunale, ci siamo dichiarati scontenti perché quella sentenza ci sembrava troppo mite, inadeguata rispetto alla gravità della colpa commessa? Quante volte, insomma, nei nostri ragionamenti, nelle nostre scelte pratiche, nella nostra condotta politica, ci siamo comportati come se sapessimo in maniera molto distinta che cos'è la pena, quale rapporto c'è tra colpa e pena e in che modo può essere descritto
il nesso che congiunge colpa e pena. Ma siamo proprio sicuri di sapere che cos'è la pena? Siamo proprio sicuri di essere in grado di rispondere a chi ci chiedesse di giustificare razionalmente il legame che sembra essere indissolubile tra colpa e pena? Io non so quanti di voi siano tranquilli da questo punto di vista. Posso certamente ricordare una circostanza che a me pare essere non irrilevante, e cioè il fatto che uno dei maggiori filosofi del Novecento, il francese Jacques Derrida, in uno dei suoi ultimi scritti pubblicati poco tempo prima di morire, si poneva esplicitamente il problema nella forma di un interrogativo. Che cos'è la pena? E in qualche modo Derrida riprendeva uno schema logico che vi è già nelle Confessioni di Sant'Agostino a proposito del tempo. Lo ricorderete certamente quando Agostino dice: che cos'è il tempo? Se non me lo domandi, so benissimo di che cosa si tratta, ma se mi chiedi di definirlo, non saprei che cosa rispondere. Ecco, io credo che ci troviamo rispetto al concetto di pena in una situazione molto vicina, molto simile. Crediamo di sapere in maniera chiara e distinta di che cosa ci tratta, ma probabilmente se qualcuno ci domandasse una definizione saremmo in difficoltà a dover rispondere. E allora proviamo insieme ad approfondire questo interrogativo attraverso un percorso che, come vedrete, non sarà molto lungo, sarà probabilmente anche troppo schematico, mediante il quale vorrei cercare di far emergere l'intrinseca e ineliminabile problematicità della nozione di pena. E comincerei, come è mia abitudine e come mi permetto di raccomandare soprattutto ai più giovani, dalla radice etimologica del termine pena. Il termine pena, non solo in italiano ma anche nelle altre lingue moderne, deriva dal termine greco poinè. E ci troviamo subito in presenza di una sorpresa, nel senso che originariamente nella lingua greca classica poinè non vuol dire pena nell'accezione moderna, vuol dire contraccambio, compensazione, ricambio. Questo significato originario, tenetelo bene a mente, del termine greco poinè, lo ritroviamo ad esempio nel lessico militare, dove la quota di bottino che spettava a ciascun soldato come compenso della sua attività militare si chiamava poinè. E badate, si chiamava poinè anche il rancio che spettava a ciascun soldato. Vi era insomma la forte enfasi sul significato di poinè come ciò che viene dato in cambio di, come ciò che è il corrispettivo di qualcosa. E qui, come certamente capite, si pone subito un problema. Di che cosa è il corrispettivo, la poinè?
o per dirla in termini moderni, la pena. In cambio di cosa si afferma la necessità della pena? Dobbiamo tenere presente questo aspetto senza dimenticare quel processo di trasformazione storico-linguistica che poco alla volta integra il significato originario di pena come ricambio, compensazione, con un'altra accezione, e cioè poco alla volta pena viene a significare dolore, afflizione, sofferenza. Arriviamo alle soglie dell'età moderna quando pena vuol dire in qualche modo la sintesi delle due accezioni che ho ricordato. Da un lato è il corrispettivo, dall'altro essa è dolore, sofferenza. Ma allora possiamo arrivare già a un primo punto decisivo sul quale mi permetto di attirare la vostra attenzione. Di che cosa la pena come sofferenza è la compensazione? Di che cosa la pena è il corrispettivo? Se è vero che la pena è afflizione, a che cosa rinvia? E abbiamo già chiaro qual è la risposta: rinvia alla nozione di colpa. Vi è il dolore della colpa, il dolore che è conseguenza di una colpa, che chiama come corrispettivo la sofferenza della pena. Ciascuno di noi, quando dice in galera e buttare via la chiave, implicitamente ricalca questo schema logico. Se c'è qualcuno che si è reso responsabile di una colpa, deve essere sanzionato con una pena corrispondente, che sia il corrispettivo della colpa. Già, ma qui emerge già una prima questione di fondo. È concepibile che la pena, l'afflizione della pena, il dolore della pena, cancelli il dolore della colpa? Quale fondamento razionale ha la pena? Badate, noi potremmo immaginare una razionalità della pena se la pena fosse in grado di cancellare la colpa che è stata commessa. Ma noi sappiamo che così non è. Non solo così non è, ma potremmo anche aggiungere, questo è un passo ulteriore che vi prego di fare con me, possiamo anche aggiungere che se vi è il dolore connesso con la colpa che è stata commessa e noi facciamo corrispondere alla colpa il dolore della pena, incrementiamo la quantità complessiva di sofferenza senza essere riusciti minimamente a cancellare il dolore della colpa. Insomma, per dirla in altri termini, non si riesce, non so se voi vi riusciate, a trovare un fondamento razionale e non puramente emotivo, tale che giustifichi per quale ragione, di fronte a una colpa commessa, noi avvertiamo l'esigenza di corrisponderla con la pena. Che senso ha? Quale razionalità ha? Quale funzione ha?
Bene, non siamo naturalmente noi i primi a porci questo interrogativo. Se lo pone nel contesto di una delle analisi più vertiginose che siano state scritte su questo tema, un grande filosofo come Nietzsche, nella seconda dissertazione della genealogia della morale. Ecco, provate a seguire il ragionamento di Nietzsche, che a me pare essere ineccepibile. Nietzsche si interroga anzitutto sull'origine della pena e opera anzitutto una prima sottolineatura sorprendente. La genealogia della pena ci riporta non nell'ambito dell'etica, della morale, ma ci riporta all'ambito dell'economia. E in maniera particolare la nozione di pena è collegata con la più antica relazione economica che si conosca, quella cioè tra debitore e creditore. E qui Nietzsche spiega bene che cosa intenda dire, e cioè, secondo Nietzsche, l'origine della nozione di pena va situata sul piano economico e in maniera particolare sul rapporto tra colui che concede un credito e il debitore che riceve questo credito. Per poter essere garantito sulla restituzione, il creditore chiede impegno al debitore una parte del suo corpo, o la sua libertà, o la sua donna, o la sua vita, in maniera tale che il debitore si senta obbligato alla restituzione. E ove la restituzione non avvenga, il creditore ha il diritto di esercitare ogni e qualunque mutilazione sul corpo del debitore insolvente. E poi Nietzsche esamina il passaggio ad un'altra fase storica in cui la potestà punitiva non è più del singolo individuo, ma è invece assolta da una autorità terza. In qualche misura vi sarebbe il rischio che il creditore, danneggiato dalla mancata restituzione da parte del debitore e danneggiato dal fatto che non gli può mozzare una mano o tagliare un orecchio, sia ulteriormente danneggiato dal fatto che vi è un'autorità che esercita la punizione. Ma qui Nietzsche è formidabile nel sottolineare che il debitore gode nel veder punito il debitore insolvente. Questo perché la crudeltà è sempre accompagnata da un controgodimento. Un controgodimento che è perfino superiore al danno che il creditore ha subito a causa della mancata restituzione della somma elargita. E Nietzsche ha anche buon gioco nel ricordare una circostanza che credo sarà presente a tutti noi, che non è passato tanto tempo da quando sposalizi, battesimi o feste popolari avevano al centro esecuzioni capitali o l'esercizio comunque della crudeltà, perché, dice Nietzsche, c'è tanta aria di festa nell'esercitare la crudeltà. E allora questa sarebbe, secondo Nietzsche, l'origine della pena,
nel contesto economico e non etico e nell'ambito di una logica per la quale ad ogni azione deve corrispondere una reazione uguale e contraria, anche se questa reazione non è in grado di cancellare l'azione commessa. Insomma, la lezione che ci viene da Nietzsche ci ammonisce ad uno sguardo laico, intrinsecamente laico sulla nozione di pena. Non c'è nessuna sacralità, non c'è nessuna impossibilità di cancellarla la pena, anzi vi è una sottolineatura da parte di Nietzsche che è preziosa, dove Nietzsche sottolinea che così come vi è un'origine storica della pena e della sua relazione con la colpa, altrettanto noi dobbiamo immaginare una fase futura della storia in cui si rompa la relazione necessaria tra colpa e pena e possa saltare questo rapporto di simmetrica corrispondenza. E vi è poi, sempre nell'impostazione nietzschiana, un realistico appello a rendersi conto che non siamo affatto lontani, nonostante le pretese di civiltà del nostro tempo, da quella società costruita sulla vendetta che era la società ancestrale. Una società che nel libro che giustamente Tatasciore ha citato si autorappresenta in maniera particolare attraverso la tragedia greca, e al centro delle vicende drammatizzate nella tragedia greca vi è sempre questa spirale del sangue chiama sangue, della vendetta come compito ineludibile di chi abbia patito un'offesa. Si potrà non concordare totalmente, e mi avvio davvero a concludere, con l'impostazione nietzschiana, ma è facile scoprire come una problematizzazione radicale della necessità della pena la troviamo anche in altri autori del pensiero contemporaneo. Io mi spingo ad affermare che è solo una minoranza la componente di coloro che ritengono che davvero sia inevitabile far corrispondere alla colpa la pena. Pensate a un autore di ispirazione cattolica che ha cercato, l'autore di Finitudine e colpa, che ha cercato di far vedere come questa concezione del rapporto tra colpa e pena come rapporto necessario in realtà risalga ad un contesto di religiosità primitiva nella quale al peccato bisogna far corrispondere il castigo. E si osserva che ciò che è accaduto è il trapianto di questa logica, di questa convinzione che ogni peccato richieda, esiga, chiami un castigo. Questa logica viene trapiantata nel moderno diritto penale, che dovrebbe essere massimamente laico e quindi non condizionato da opzioni di carattere mitologico-religioso. O pensate a un autore come René Girard, che va a fondo dell'analisi della pena nel contesto di società primitive,
attraverso una scoperta che può sembrare in larga misura è sorprendente, e cioè che mentre la nostra società, che si considera emancipata ed evoluta, lontana dalla rozzezza delle società primitive, continua a condividere questa convinzione razionalmente infondata del nesso necessario tra colpa e pena, nelle società primitive si è preso commiato da questo rapporto e molto spesso la colpa come tale resta senza punizione per evitare il circolo infernale del sangue che chiama sangue. E secondo René Girard, ciò a cui noi assistiamo col diritto penale moderno è una vendetta appena un po' civilizzata, alla quale è stato tolto l'aspetto più scopertamente barbaro, disumano, ma il fondamento concettuale che è alla base del diritto penale moderno resta questa visione della vendetta come ciò di cui la società non riesce a fare a meno. Di fronte a reati particolarmente odiosi, ciò che noi avvertiamo come inderogabile è che ci sia la pena, anche se dovremmo sapere che questa pena non è in grado di cancellare ciò che è accaduto. Pensate, lo scriveva perfino Hegel in rapporto al diritto penale moderno, nel momento in cui affermava che ciò che è fatto non può diventare non fatto, e che semmai l'irrogazione di una pena accresce la quota totale della sofferenza. E vi è poi una grande autrice del pensiero del Novecento, Simone Weil, che afferma che la pena, assieme alla mendicità, è una delle cose più infernali che riguardino la condizione umana, e aggiunge: la pena ha il colore stesso dell'inferno. E io ho scelto proprio questa suggestione come titolo del libro. Provo a concludere. Non mi attendo di trovare il vostro consenso, anche per l'inevitabile schematicità con la quale ho cercato di procedere. Mi basterebbe che fosse almeno subentrato un interrogativo, un dubbio, una perplessità, che fosse subentrata almeno la possibilità, ancorché remota, di immaginare il commiato definitivo dalla funesta necessità di quella sofferenza che è la pena. Quello che io credo conclusivamente si può dire è che forse abbiamo ancora bisogno, come società organizzata, della pena. Forse ne abbiamo ancora bisogno, ma non siamo in grado di giustificarla razionalmente. Vi ringrazio. Bene, Gherardo Colombo lo conoscete tutti, è stato per anni magistrato, lavoro per il quale ha contribuito a scoprire la loggia P2, il delitto di Giorgio Ambrosoli, Mani Pulite e altri processi. E ha studiato all'Università Cattolica di Milano e dal 1989 al 92 è stato consulente per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e poi sulla mafia.
Nel 2008 ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace e nel 2016 gli viene conferito il Premio Passaggi. Da ultimo, nel 2020, entra a far parte della commissione d'inchiesta del Comune di Milano sulle morti sospette nel Pio Albergo Trivulzio legate al coronavirus. Però è anche un saggista, e alcuni titoli: Educare alla legalità, democrazia, il perdono responsabile, che è quello che abbiamo indicato, Farla franca, Lettera a un figlio su Mani pulite, La tua giustizia non è la mia, con Gerardo Condavigo, e da ultimo Il legno storto della giustizia. E quindi gli passiamo la parola e ha il microfono. Se riesco a parlare di qui, perché io di solito mi agito, cammino, vado in giro, faccio domande, eccetera. Adesso non si può perché dovremmo essere distanziati per evitare di contagiarci reciprocamente, e quindi resto qui. Resto qui e parto un po' da lontano. Lei mi curi, come tempo? Cioè, lei mi curi non, con la C minuscola, come tempo, perché io tendo a essere prolisso. Anche perché gli argomenti sono degli argomenti molto... Mezz'ora, il professore ha parlato mezz'ora, a me faccia 28 minuti. Ha un senso anche per quello che comincio a dirvi. E ci vorrebbe forse molto di più, perché io devo partire molto da lontano. Per parlare di pena, devo partire dall'idea dello stare insieme. E devo farvi una domanda. Ecco, la prima domanda che mi farei e che vi farei è com'è che stiamo insieme? Cioè, come sarebbe giusto stare insieme? Come sarebbe conveniente? Come ci piacerebbe stare insieme? Perché esistono dei modelli, dei moduli diversi dello stare insieme. Uno è quello così indicato dalla nostra Costituzione. Tutti i cittadini, vuol dire tutte le persone, hanno pari dignità. Cioè, tutte le persone sono degne tanto quanto le altre. Tutte le persone, banalizziamo, sono importanti come le altre. Nessuno è più importante di un altro. E questo è un modello, no? Un modello sociale. Si sta insieme avendo come idea dello stare insieme la possibilità che ciascuno si realizzi tanto quanto gli altri. Perché ciascuno è degno tanto quanto gli altri. Principio della non discriminazione. Qualsiasi possa essere la differenza che esiste tra l'uno e l'altro, ciascuno ha la possibilità, è necessario che abbia la possibilità di realizzarsi come gli altri. Questo qua è il principio dello stare insieme, che sta da una parte, che è, io credo, esattamente il contrario del principio che ha informato lo stare insieme da sempre. E tutto quello di cui vi parlava, o quasi molto di quello di cui vi parlava il professor Curi poco fa, è relazionato, è in sintonia con quel modello sociale. Perché il modello sociale praticato, così come è indicato dalla Costituzione, io direi che sostanzialmente non esiste. E che se esistesse sarebbe di una giovinezza tale da essere quasi impercettibile. La nostra Costituzione, pensate, perché è necessario pensare, bisogna fare anche qualche sforzo, qualche collegamento, eccetera, ha 72 anni. È nata, ha cominciato a
a nascere nel 1946. La gestazione è finita nel 1947, è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. 10 anni prima in Italia veniva emanata la prima legge razziale, settembre, credo fosse il 5, però il giorno non me lo ricordo esattamente, settembre 1938. Le leggi razziali sono l'esasperazione della discriminazione. Ora, le leggi razziali sono state una cosa tremenda, ma non è che prima il mondo non fosse basato sulla discriminazione, anzi, il principio era lo stesso. Poi ci sono state le tremende esasperazioni, c'è stato il nazismo, c'è stato il fascismo, che sono state delle evoluzioni, cioè sono state sostanzialmente quasi, perché la storia ho conosciuto tanti momenti di una tragicità incredibile, no? E sono state l'esasperazione di qualcosa che era il momento informatore dello stare insieme. Si sta insieme non per pari opportunità, ma per discriminazione. Le signore qui presenti, non loro, perché non c'erano, le loro nonne, hanno votato in Italia per la prima volta nel 1946. Provate a pensare alla condizione della donna ad Atene, ma provate a pensare alla condizione della donna a Roma. Discriminazione, l'uomo conta, l'uomo è degno, la donna è indegna. E questo sempre, prima del fascismo in Italia votavano soltanto i maschi. Nel Regno d'Italia votavano soltanto i maschi, originariamente non tutti, originariamente era una percentuale infima. Ecco, allora, cosa c'entra il discorso che sta facendo il professor Curi con questo? Secondo me c'entra moltissimo, perché è da come si intende lo stare insieme che deriva la nostra idea di giustizia. Cosa vuol dire giustizia? Proviamo a riempire questa parola. Che cosa vuol dire giustizia? Che cos'è la giustizia? E qui io credo che cominciamo a confonderci, perché è una parola usata indifferentemente per indicare delle cose diverse. C'è l'amministrazione della giustizia, che è appunto amministrazione. E c'è l'idea del giusto e dell'ingiusto, che sarebbe il giusto uno degli attributi forse più rilevanti di Dio. Pensate un po', no? Ammesso che esiste. E Dio è giusto, caspita. Che cos'è la giustizia? E se noi ripercorriamo la storia dell'umanità, ma quanti contenuti diversi ha avuto questa parola? Già in Grecia ce n'erano due di parole che indicavano giustizia, no? Dike e themis. E poi allarghiamoci un pochino, andiamo appena appena dall'altra parte del Mediterraneo e troviamo tzedakah, che è un altro tipo di giustizia, no? È la giustizia dialettica, è proprio un rito, è il risultato, forse non è la parola giusta. Direi che sta insieme molto al RIV, che è una specie di procedura attraverso la quale il dibattito, la discussione porta a individuare che cosa è giusto nelle situazioni concrete, quelle di tutti i giorni. Quante volte ciascuno di noi ha detto ma non è giusto però, no? Questo ma non è giusto però vuol dire che ciascuno di noi ha la sua idea di giustizia. Io credo che se noi discutessimo, cercassimo di dialogare e di vedere, di verificare se la nostra idea di giustizia qui, se le nostre idee di giustizia qui
coincidessero tutte, ma io credo che falliremmo, perché sono sicuro che noi qui, oggi, adesso, abbiamo delle idee diverse di giustizia, a seconda della prospettiva, a seconda della nostra esistenza, a seconda di quel che è successo, che ci è successo da piccoli nella nostra infanzia, a seconda delle persone, dell'ambiente che abbiamo, nel quale siamo vissuti, è diversa l'idea di giustizia. E proviamo a vedere l'idea di giustizia che discende dal tutte le persone sono degne tanto quanto le altre, ragion per cui le loro differenze non possono essere causa di discriminazione. Ecco, la giustizia di un sistema che si basa su quello. Che giustizia è? Come la definiamo? Come la definiamo? Troviamo le parole, proviamo a cercarle. Io ho provato a cercarle. Questa giustizia la definisco con tre parole. Cinque. Io non sono più di te. La giustizia della pari dignità è questa. Se la dignità è pari, nessuno è più di un altro. Che, attenzione, è esattamente l'opposto di quel che significa la parola giustizia in una società basata sulla discriminazione. Perché se la discriminazione è l'elemento fondante della società, e allora è giusto che qualcuno sia più e qualcuno sia meno. È giusto che il maschio conti e che la femmina no. È giusto che conti il cittadino e non conti lo straniero. È giusto che conti il cattolico e non conti l'islamita. È giusto che conti il chiaro e non conti lo scuro. Eccetera, 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 eccetera. È giusto che conti l'abile e che non conti il disabile. Qui si apre poi un'altra parentesi che è meglio, nella quale è meglio non infilarsi, perché sennò diventa troppo complicato. Allora verrebbe da chiedersi: ma io di che giustizia sono? Perché poi, a seconda della giustizia che vedo come mio punto di riferimento, beh, segue tutto il tema del rimedio alla devianza. È di lì, no? È di lì che parte tutto. Come io posso rendere giusto il rimedio? Giustificare vuol dire questo, no? Rendere giusto il rimedio alla devianza. Cioè, in altre parole, come posso io rendere giusto quel che faccio a chi ha fatto male, a chi ha agito il male più bello. E quindi, ma che cos'è giusto fare a chi ha fatto il male? Perché le differenze sono veramente notevoli, no? E da una parte c'è l'idea che anche chi ha agito il male è degno. E non so se ve lo ricordate, l'articolo 3 della Costituzione, proprio per come è scritto. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e condizioni sociali. Tra le condizioni personali e le condizioni sociali è indubbiamente compreso anche il fatto di aver commesso un reato, anche il peggiore. E questa è una prospettiva che è assolutamente diversa dalla prospettiva, scusate, è una prospettiva inclusiva, che è il contrario della prospettiva: hai fatto male, devi essere escluso, che è la prospettiva della società in cui il discrimine è il punto di riferimento. Allora, io di che giustizia sono? E prima devo rispondere all'altra domanda: io come vedo il mio rapporto con l'altro? Io l'altro lo riesco a vedere o no?
L'altro è uno strumento o è un fine? Insomma, sono delle domande di una certa sostanza. Ma se noi non ci chiariamo su questo, poi facciamo fatica veramente, no? Al di là di tutti quegli aspetti che sono estremamente importanti anche quelli, no? Tu hai citato René Girard, per esempio, no? Caspita, il capro espiatorio. A me sembra di vederlo proprio sotto il profilo esperienziale, no? E mi sembra anche che siamo in un momento in cui stiamo andando verso la ricerca di un capro espiatorio che si prenda su di sé tutto il male del mondo perché si possa ricominciare riconciliati, no? Mi sembra di vivere in un periodo di affannosa ricerca del capro espiatorio, che possono essere gli immigrati, come possono essere le persone di colore, come possono essere, non so, i tifosi di altra squadra, perché succede anche questo, no? Perché poi qui entriamo nel mondo dei simboli, e quindi i simboli possiamo cercarli abbastanza come vogliamo, no? Quindi è tutto molto più complicato, però è necessario partire da un punto di partenza che abbia una relativa sicurezza. Alla fine io chi sono? Perché per dire qual è la mia giustizia devo sapere chi sono. E non è semplice, chiaramente non è semplice. Perché poi, vedete, le conseguenze sono estremamente diverse. Se la mia idea è che l'altro è comunque una persona degna come me, e beh, allora è giusto trattarla come mi aspetterei di essere trattato. La Costituzione, che è coerente, la nostra Costituzione è un sistema. Cosa vuol dire un sistema? È un insieme che ha una coerenza intrinseca forte con il principio da cui discende. La nostra Costituzione, che è coerente, all'articolo 27 dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Perché lo dice? Perché parte da quello. Siccome tutte le persone sono degne, tutte le persone non perdono la loro caratteristica di essere persona, qualunque cosa facciano, e allora le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità. E questa è la linea della pena secondo la Costituzione. E cosa vuol dire? E vuol dire che segue sempre quell'articolo, e devono tendere alla rieducazione del condannato. La rieducazione vuol dire al recupero, alla reinclusione del condannato, alla reinclusione. Il carcere, per dire, una pena che è il simbolo, no? Il carcere è il simbolo della pena oggi. È esattamente il contrario. Il carcere è esclusione. Ti chiudo e butto via la chiave. È esclusione. Il carcere è la conseguenza naturale di una società discriminante. Allora, noi dobbiamo fare i conti con queste cose, no? Dobbiamo fare i conti con queste cose tenendo anche conto che c'è dell'altro. Io sono convintissimo che tante persone che pensano, pensava anche Kant, no? Kant era un retribuzionista mica da poco, no? Che pensano che sia giusto punire il male con il male come principio, come imperativo categorico. Cioè è una cosa che non deve, è un assioma, una cosa che non deve essere spiegata, no? Perché è giusto in sé, punto e basta. Io sono convinto che dietro questo pensiero ci sia una specie di fede, cioè una specie di fiducia, non discutibile, fiducia non discutibile verso qualche cosa che senti
non verso qualche cosa che ragioni, verso qualche cosa che senti. E qui c'è un altro si apre un altro sentiero, che è proprio una strada, no? Che è quello che riguarda il rapporto tra il nostro sentire e il nostro pensare. Noi possiamo con il nostro pensare interferire col nostro sentire. Cioè noi possiamo modificare il nostro sentire attraverso la razionalizzazione di un altro sentire. È difficile, sembra difficile, eh? Sembra difficile. Voglio dire, noi possiamo incidere, per esempio, sull'odio attraverso un cammino è poco, ma è poco anche percorso, attraverso un vederci dentro. Perché da questo dipende anche la possibilità di renderci conto del male che abbiamo fatto. Qui nessuno è innocente. Ciascuno di noi, io anche sicuramente, ha fatto male a qualcun altro. Ciascuno di noi ha fatto male a qualcun altro. E di fronte al male che abbiamo fatto noi, insomma, la nostra reazione è molto complicata. Perché da una parte noi abbiamo bisogno di essere innocenti e quindi tendiamo a giustificarci. Ma prima ancora di giustificarci, noi il male che facciamo non lo vediamo. Non lo vediamo il male che facciamo. È difficile rendersi conto di aver fatto male. Lo fanno spessissimo i genitori nei confronti dei loro figli. Fanno male i genitori nei confronti dei figli molto spesso credendo di far bene. Per esempio, trasmettono molto spesso una idea dello stare insieme che danneggerà i figli piuttosto che invece renderli liberi. Ma ci facciamo male tra marito e moglie, ci facciamo male tra genitori e figli, ma anche tra figli e genitori, ci facciamo male tra amici, ci facciamo male con persone che non conosciamo. Ma quante cose! Io mi ricordo quando ero piccolo, era una cosa che non era successa a me, ma era successa a dei miei amici. Andavamo alle elementari, mi raccontavano questi miei amici che c'erano due loro compagni, il cui padre era morto, e c'erano i compagni di classe che andavano da questi amici dicendo dov'è il tuo papà? E quelli si mettevano a piangere in un modo. Questo si ricollega anche a quello che dicevi e a Nietzsche. E noi tutti siamo esposti al male. Allora, la reazione, la possibilità di riuscire a capire che cos'è il male e quindi di riuscire a interagire per evitare di ripeterlo. E com'è che possiamo evitare di ripeterlo? E qui può entrare in gioco proprio il senso della pena, che in una società in cui le persone sono considerate tutte degne, o meglio, si riconosce a tutti la propria dignità, non si può chiamare pena. Si chiama conseguenza della trasgressione. Pena si chiama in un sistema in cui invece, primo, la discriminazione è un valore, e secondo, si pensa che uno più uno faccia zero. Anche questo è un tema che ha prima indicato il professor Curi, no? Se io rispondo al male col male,
lo azzero o lo moltiplico? E quindi quale sarebbe la conseguenza della trasgressione in una società di persone degne? La conseguenza dovrebbe essere il recupero. La conseguenza non dovrebbe essere l'imposizione di una sofferenza. Io credo che bisogna necessariamente ampliare soltanto per un momento il tema, il discorso. Perché, attenzione, la pena come strumento educativo e non può limitarsi a riguardare soltanto chi ha commesso un reato. Se la pena è uno strumento educativo, allora vale anche per i fanciulli, vale anche per gli adolescenti. E in un sistema in cui, come era il nostro fino al 1975, quando è stato modificato l'articolo del codice civile che diceva sotto il titolo autorità maritale, il marito è il capo della famiglia, valeva anche nei confronti dell'educazione della moglie, perché se il marito è il capo, allora la moglie è oggetto di educazione, no? E qui noi dobbiamo fare i conti con noi stessi, perché ce ne sarà qualcuno a giudicare dall'età che ha dei figli. Come li educhiamo noi figli? Attenzione, perché c'è un nesso rigorosissimo tra l'educazione in generale e l'idea che il carcere possa servire a educare. E come li educhiamo? Li riprendiamo? Li includiamo o li escludiamo? Quando ero giovane io vigeva anche, a me non è mai stata applicata, io avevo dei genitori particolari, e c'era anche la regola della camera buia, no? I bambini venivano chiusi nello stanzino, al buio, e magari qualche genitore sadico si avvicinava ogni tanto alla porta e faceva degli strani versi. Ecco, torniamo, no? Lasciamola lì un attimo, l'educazione in generale, no? E torniamo alla conseguenza della trasgressione. Se il mio scopo è quello di, uno, diminuire il tasso di male presente nella società, due, rispettare la persona perché è degna, tre, riuscire a recuperarla, la strada sarà diversa. Sarà sempre necessario che se uno è pericoloso e va in giro a ammazzare la gente e lo si mette in un posto in cui non può ledere gli altri. Però attenzione, in quel posto lì che tutti i suoi diritti che non confliggono con la salvezza degli altri e siano rispettati. E allora il diritto allo spazio vitale, il diritto all'igiene, il diritto alla salute, il diritto alla istruzione, il diritto all'affettività, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, fermiamoci un attimo e proviamo a interrogarci, perché è una specie di cartina al tornasole. Ci scandalizziamo del fatto che chi ha commesso un reato possa continuare ad avere il diritto allo spazio vitale, il diritto all'affettività? E se ci scandalizziamo, dobbiamo chiederci, perché ce lo dobbiamo chiedere, se siamo in coerenza, in consonanza con la nostra Costituzione oppure no. Senza considerare poi che noi siamo sempre comunque il centro di relazioni, abbiamo relazioni, no? E se esisteva un'affettività per la persona che oggi si trova in carcere, esisteva un'affettività anche per il partner di questa persona. Io facevo fatica e non trovavo risposta quando, facendo il giudice istruttore, che era quello che in prigione era
gente ce la metteva, no? E magari il giorno prima avevo emesso un mandato di cattura nei confronti di una persona che aveva fatto una rapina, e il giorno dopo mi arrivava in ufficio una giovane signora con un bambino alto così per mano, chiedendo un permesso di colloquio per il compagno, il partner, che il marito, che si trovava in prigione. Ecco, io non ho mai trovato la giustificazione, la legittimazione a togliere al bambino il padre. È perché il bambino era innocente assolutamente. Allora, quando parlo di queste cose, salta sempre su qualcuno che dice però bisogna allontanare il padre che ha commesso una rapina dal figlio, perché sennò gli insegna a fare le rapine. È un piano diverso. Togli l'affetto, togli l'amore. Come fai a trovare la legittimazione? Se riesci a trovarla, la trovavo, no? La legittimazione a mettere in prigione la persona che aveva commesso la rapina. Anche se anche qui poi ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, che è meglio. Non, è una porta da tenere chiusa al momento, quella che riguarda il libero arbitrio. Lasciamola lì, perché sennò non finiamo più questa sera. A che minuto sono io a proposito? Sono mezz'ora. Allora finiamo. Se la nostra idea è che si sta insieme attraverso il riconoscimento della dignità di tutti, e la strada non può essere che una strada diversa. La strada del recupero, come si fa a recuperare? E si recupera attraverso il percorso della riconciliazione, che guardate è molto più difficile che non stare sdraiati in una cella, per quanto piccola, per quanto schifosa, perché possiamo dirlo che le celle generalmente sono schifose, ce ne sono anche di no, ma soprattutto sì, stare sdraiati e guardare la televisione e a parlare con i tre compagni di cella, 12 metri quadri, fate il conto voi, 4 persone ogni 12 metri quadri, in quanti dovreste vivere a casa vostra? Provate a fare il conto, perché servono queste cose. A ricordare i bei tempi in cui si facevano le rapine, o in cui si sniffava e per quello si facevano le rapine, piuttosto che non ad affrontare un percorso di consapevolizzazione. Mi verrebbe da raccontare il contenuto di un piccolo libro, però vi consiglio soltanto di leggerlo, sembra che non c'entri niente. Si chiama La Panne, scritto La Panne, di Friedrich Dürrenmatt. Il tempo è scaduto. Vi fa vedere quali sofferenze, a quali sofferenze conduce il diventare consapevoli di avere fatto male. Allora, le alternative sono quelle. Io credo che non si possa fare tanta confusione. Se pensiamo che l'essere umano è un valore, dobbiamo trarne le conseguenze. E dobbiamo trarre conseguenze anche se pensiamo al contrario, cioè che sia da buttare via, considerando anche che potremmo essere buttati via noi. Grazie. Abbiamo un microfono per il pubblico. Bene, i due nostri ospiti, come dicevo prima, hanno un qualcosa di comune in quella che viene definita la giustizia riparativa. E secondo me, in questo mettere in discussione il valore
del carcere c'è anche questo aspetto, cioè il colpevole, la vittima e un, diciamo, pubblico si incontrano per discutere ciò di cui si tratta. Evidentemente ci vuole una disponibilità a questo, non è facile. Se volete intervenire su questo. Salve. Sì, vorrei intervenire. Sono una laureanda in filosofia e sto facendo una tesi in filosofia morale proprio sull'etica della pena. E ho trattato il tema della giustizia riparativa e il motivo che mi ha portato a fare questo è stato il vivere una esperienza personale della perdita di un'amica a 47 anni di Francavilla, fra l'altro, che è stata uccisa, adesso non entro nei particolari della cronaca nera, ma mi sono trovata in onore suo a fare una fiaccolata perché la pena affibbiata, diciamo, al colpevole non era abbastanza severa. E io quella sera ho deciso che avrei voluto affrontare questo tema perché mi sono sentita a disagio. Con tutto l'amore che avevo per questa amica, però mi sono detta, se esistesse in Italia la pena di morte, io forse questa sera sarei qui per la pena di morte. Quando? Se non per una donna di 47 anni. Ho fatto una tesi su questo argomento, l'etica della pena, e ho trattato della giustizia riparativa, fra l'altro ho ascoltato anche alcuni interventi che ha fatto il dottor Colombo sul video che ha fatto l'Università della Suburbia a Como Varese. E la mia tesi è, cioè il mio concetto è, l'umanità, tutto ciò che può portare allo sviluppo dell'umanità della persona, cioè come diceva Aristotele, il telos dell'umano è quello di sviluppare quanto più di umano c'è in noi. La mia domanda è, ma se quanto c'è di più umano in noi non corrisponde a tutto quello che di meraviglioso è stato detto questa sera? Ed è un interrogativo che mi lascia interdetta. Volevo condividere con voi questo dubbio, nel senso che l'umanità, sviluppare l'umanità è andare verso il percorso che dice il dottor Curi e il dottor Colombo o allontanarsi da questo percorso? Grazie. Buonasera Antonio. Nella lezione fatta dal professor Curi e dal dottor Colombo, le due figure di riferimento che io ho compreso sono lo Stato e quindi la giustizia e la persona che invece viola la giustizia e viola quella convivenza alla quale il dottor Colombo faceva appello, perché l'uomo, a differenza dell'animale, si è dato delle regole di convivenza per evitare la giungla. Allora chiedevo, ma la terza persona in questione che adesso il professor Tadascioli ha citato, cioè la vittima, come si deve collocare fuori filosoficamente, lo dico sia al professor Curi e sia al dottor Colombo, appunto perché spesso di fronte a reati efferrati, parlo quando si ammazza un bambino, quando una compagna viene uccisa in maniera barbara, la figura della vittima filosoficamente come la dobbiamo concepire? Perché io questa sera, da padre di un bambino e da marito di una donna, pensando a quello che sento in cronaca, e io sono distrutto perché non so cosa fare. Sono a favore della rieducazione, non voglio che una persona soffra, perché se no dovremmo fare come Salomone, però quando poi penso alla vittima mi chiedo, e io allora sono correo di quello che ha cagionato dolore alla vittima. Grazie. Io sono per rispondere volta per volta, perché se no poi magari ti dimentichi una domanda e quello
chi ha fatto la domanda si offende moltissimo, perché mi sembra giusto anche, no? E partirei proprio da questa seconda, con una constatazione. Che cosa dà il carcere alla vittima? Ora, notate che qui da noi oggi, alla vittima, la comunità, le istituzioni, danno soltanto il carcere. Se una persona che ha subito un reato vuole ottenere un risarcimento monetario, deve pagare un avvocato per costituirsi parte civile, con qualche eccezione, perché è stato introdotto molto recentemente, con grande resistenza alla fin fine, un correttivo, può l'avvocato in alcune circostanze essere pagato dallo Stato. L'unica cosa che l'istituzione dà alla vittima è il carcere di chi ha commesso il reato, che vuol dire non occuparsi minimamente della vittima. Diamo soddisfazione al suo sentimento negativo, che è quello di vendetta, alimentiamo alla fin fine il rancore, che fa male a chi lo prova e non al destinatario, e la lasciamo assolutamente sola, con tutti i suoi problemi, con il senso di degradazione. Adesso non stiamo parlando della vittima di un furto d'auto, no? Perché non sono queste le cose, no? La lasciamo sola, ce ne disinteressiamo completamente, e io credo che bisognerebbe prendersi cura della vittima. Come facciamo a prenderci cura della vittima? Ma la cosa importante è quella di fare in modo che la vittima recuperi ai suoi occhi quella dignità che le è sembrata perduta per il male che ha subito. Chi è che è in grado di ridarle la dignità? È chi gliela ha tolta. E questo è il principio sul quale si basa la giustizia riparativa, che è un percorso. Vedete, noi facciamo fatica a parlare di giustizia riparativa perché non la conosciamo, ma non in tante delle persone che parlano di giustizia riparativa non la conoscono. E quindi non la conoscono, se non la conoscono non possono neanche comunicarla, no? E allora c'è una gran confusione su questa parola, questo termine. Ci sono poi anche un pochino di indirizzi diversi anche tra le persone che se ne occupano. Cos'è la giustizia riparativa? Consiste in un percorso, che è un percorso difficile, lo accennavo prima, no? È un percorso di grande sofferenza. Il libro dell'incontro, il professor Curi l'ha citato prima, è il resoconto, la storia di un percorso tra terroristi e vittime del terrorismo che è durato, sta durando, perché va avanti ancora. Io lo conosco abbastanza perché ho svolto una funzione lì dentro. È cominciato una decina d'anni fa. È cominciato una decina d'anni fa. E ha avuto dei momenti di sconforto, di pesantezza, è stato un percorso difficile, duro. Per dire, ci ha partecipato Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, Adriana Faranda, Claudio Bonisoli, due, per dire, che hanno partecipato, no? Al sequestro, e non fisicamente, ma all'omicidio. Ecco, sarebbe importante sentire la testimonianza di Agnese, la testimonianza della vittima, per riuscire a capire che cosa ha preso da questo percorso. Lei, che è una persona molto seria, quando le è stato proposto Guido Bertagna, un padre gesuita che insieme a Claudia Mazzucato
e Adolfo Ceretti hanno condotto questo percorso di riconciliazione, di giustizia riparativa, e le aveva proposto. E allora lei, che è una persona veramente molto seria, prima di dire di sì e di cominciare a intraprenderlo, è andata a rileggersi il verbale dell'autopsia di suo padre, per non farsi influenzare, no? Per essere ferma nella sua consapevolezza. E Morale Agnese dice: io attraverso quel percorso ho ricominciato a vivere, perché prima ero bloccata alla data della morte di mio padre. E bisognerebbe sentire queste testimonianze per riuscire a capire, no? Perché noi capiamo tanto con la testa, ma capiamo molto anche con i nostri sensi, con quello che sentiamo. Come bisognerebbe sentire Giorgio Bazzega? Giorgio Bazzega è il figlio, era piccolissimo, di un funzionario di polizia che è stato ucciso da Walter Alasia. Walter Alasia sono andati per arrestarlo, questo funzionario era una persona molto rispettosa degli altri, è entrato in casa, c'erano i genitori, ha detto ai genitori: siamo qua per arrestare. A un certo punto Alasia è uscito dalla sua camera con un mitra in mano, si è messo a sparare, eccetera, e ha ammazzato il padre. E Giorgio ha vissuto per anni, ma per anni veramente, avendo l'idea di... cioè era ossessionato dall'idea di vendicare la morte del padre. Ha vissuto per 20 anni, 30 anni, adesso esattamente non me lo ricordo. In una situazione di disperazione totale è diventato coicoinomane, lui lo dice, lo si può dire perché lo dice pubblicamente. Ha incontrato a un certo punto sulla sua strada Milani, la cui moglie era stata uccisa dalla bomba di Piazza della Loggia. È una persona eccezionale lui, eh? E beh, questo incontro l'ha portato dentro il percorso che si stava facendo. Possiamo dire che Giorgio è guarito, è nel senso che si è liberato del rancore e ha smesso di drogarsi chissà da quanto, si è recuperato alla vita. Questi sono gli effetti. E qual è il percorso? Il percorso consiste in una strada attraverso la quale tu vedi l'altro come altro, vedi l'altro come il volto umano di una persona. E cos'è l'essere umano? Passo alla prima domanda. Lì io invece leggerei un capitoletto dei fratelli Karamazov, il capitolo 5, il grande inquisitore. Andate a leggervi La Panna, il grande inquisitore, sono il grande inquisitore 20 pagine, La Panna sarà 30, però scorre molto molto rapidamente. E se volete leggetevi anche il libro dell'incontro, perché oltre al libro suo, che è fatto molto bene, è molto bello, poi a me piace non andare all'etimologia delle parole, andare a scavare, andare a vedere l'origine. L'origine è importantissima. E noi esseri umani, la nostra natura cos'è? Siamo un impasto, questo qua a noi non piace. Potete anche risentire una canzone di Battiato: cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Noi siamo un impasto di bene e di male, siamo un impasto di razionalità e di emozioni, siamo anche crudeli perché siamo anche crudeli e contemporaneamente ci commuoviamo, eccetera, 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 eccetera. Io credo che sia molto importante darsi una strada, trovare nella propria intimità
quello che a mio parere è un pochino la radice di tutto. Io credo, Poi magari mi sbaglio di grosso. Ma noi abbiamo un'esigenza forte, fortissima. Qual è la nostra esigenza più forte? Ah, come mi piacerebbe andare in giro a farvi domande dirette. Il microfono sotto il naso, non si può. Io credo che la nostra maggiore esigenza, quello che vogliamo dalla vita è essere amati. Essere amati. Essere considerati. A nessuno piace essere schifato. Vi piace essere schifati? Vi incontrano? No. Anzi, oh cara, come stai? È lì il punto, no? E dopodiché, per essere amati, noi, siccome il principio della discriminazione continua a essere quello nonostante la Costituzione, allora è difficile riuscire ad avere un rapporto di questo genere. È difficile. E allora cerchiamo dei succedanei. E il succedaneo di maggior successo è il potere. Il potere è il succedaneo dell'amore. E sta lì. Se è vero che abbiamo libero arbitrio, noi possiamo scegliere tra il bene e il male. Il problema, e torno al grande inquisitore, è individuare cos'è il bene e cos'è il male. Senza considerare, peraltro, che la stragrande maggioranza delle nostre scelte ha come alternative un male minore e un male maggiore. Il bene in sé è difficile, ma quante volte? No, io vedo, non so, qui ci saranno dei genitori che hanno due figli. Quante volte nelle scelte che riguardano i figli è necessario riuscire a trovare il male minore? E quante volte noi cerchiamo il male minore, anche se c'è un equivoco di fondo, tra la nostra e l'altrui libertà. Il male minore, non il bene, il male minore. È difficile, però noi, se è vero che abbiamo il libero arbitrio, abbiamo anche la capacità di scegliere. Allora sta in noi. Noi siamo quello che vogliamo. È molto importante questo. E quello che vogliamo ci dà la strada. Io sostanzialmente, nonostante il periodo che viviamo, che mi sembra un periodo veramente pesantissimo, però mi sembra che ci siano state delle cadute immense, ma progressivamente, insomma, un pochino siamo cresciuti. Non è che andiamo in piazza a vedere il supplizio di Damien come invece facevano nel 1750, no? L'introduzione di sorvegliare e punire di Michel Foucault, questa la descrizione del supplizio, insomma un pochino meglio. La schiavitù c'è ancora, però perlomeno facciamo finta che non ci sia, no? Sì, il punto di riferimento è che non è giusto che ci sia la schiavitù, poi c'è ancora lo stesso, però è un'evoluzione. E da cosa dipende questa evoluzione? Boh, io credo dall'esperienza. Però ne parliamo un'altra volta, se no parlo solo io. Solo poche battute, perché ha già detto tutto Gherardo Colombo. Io riprenderei due punti particolari che sono emersi dagli interventi, che mi sono sembrati particolarmente significativi. Il primo riguarda la giustizia riparativa. Ha ragione Gherardo Colombo, se ne parla molto, la si conosce pochissimo. Già nelle sue parole abbiamo potuto cogliere qual è la peculiarità di fondo della giustizia riparativa, e cioè la sostituzione
di un atteggiamento dello Stato attraverso i suoi organi di giurisdizione, di un atteggiamento che esclude la vittima, perché per quanto possa sembrare paradossale, nella struttura classica tecnicamente definita del processo, la vittima risulta alla fine essere esclusa e i protagonisti sono lo Stato e il colpevole, sostituire a questo schema uno schema in cui la centralità venga riconosciuta alla vittima e si supponga, c'è anche proprio una componente, non dico di scommessa, ma di speranza, che sia possibile costruire un percorso di riconciliazione al termine del quale il colpevole e la vittima siano profondamente cambiati. Ciò che non è minimamente pensabile se si ricorre come unico strumento al carcere, diventa un obiettivo realistico dei percorsi di giustizia riparativa. Ha fatto bene Gherardo Colombo a ricordare l'esempio che è, se volete, tra tutti quello più emozionante degli autori della lotta armata e delle vittime del terrorismo che hanno trovato una comune base esistenziale al punto tale che alcuni di loro fanno le vacanze insieme, tanto per capirsi, ma si potrebbe citare l'esempio che è considerato una specie di archetipo della giustizia riparativa, e cioè quei provvedimenti che sono stati assunti in Sudafrica alla fine del periodo dell'apartheid, quando quel paese si è trovato di fronte a una scelta di fondo, quella di condanne di massa per i reati molteplici che erano stati compiuti sia dai bianchi che dalle persone di colore, oppure avviare un grande processo di pacificazione nazionale col risultato di portare rapidamente fuori il Sudafrica dalla condizione spaventosa in cui si era trovata alla fine del periodo dell'apartheid. Ma c'è un aspetto della giustizia riparativa che almeno personalmente mi sembra essere molto promettente, e cioè il fatto che si prenda atto, imboccando la strada della giustizia riparativa, del fallimento o almeno della radicale inadeguatezza del paradigma della retribuzione, del paradigma che fa corrispondere alla colpa la pena. Quel paradigma ha mostrato tutta la sua insufficienza radicale e la giustizia riparativa, con tutti i suoi limiti, con alcuni balbettamenti, con alcune incertezze, è la testimonianza che è possibile e quindi è doveroso tentare di praticare strade alternative rispetto a quelle del paradigma della retribuzione. Un secondo argomento che è emerso dalle domande interessanti proposte dal pubblico riguarda un tema che so è caro anche a Gherardo Colombo, e cioè la pena di morte. Qui non si tratta, io credo, di dividersi tra chi è favorevole e chi non è favorevole. Si tratta di muovere anzitutto da un riconoscimento che quella dell'esecuzione capitale non è e non può essere una pena. Contraddice lo statuto della pena, anche nella sua accezione tradizionale.
secondo il paradigma vigente della retribuzione, la pena è ciò mediante cui si vorrebbe avviare un percorso di rieducazione. Ma come possiamo pensare che la vittima dell'esecuzione capitale sia rieducata? Viene a mancare il presupposto stesso per poter parlare di pena di morte. E allora va chiamata per quello che è: assassinio legalizzato. Nient'altro che assassinio legalizzato. Un ultimissimo punto, una postilla. È vero, lo ricordava anche Gherardo prima, è difficile restare insensibili di fronte ad alcuni reati particolarmente efferati. Credo che a molti di voi, come a me, venga in mente ad esempio un reato la cui vittima sia un bambino. Quando, come dire, l'indignazione e la ribellione è incontrollabile di fronte a episodi di questo genere. Ma io credo che bisognerebbe avere il rigore di riconoscere, anche se è difficile, che la sanzione, in particolare la sanzione attraverso la pena detentiva, cioè il carcere, non restituisce l'innocenza del bambino, non cancella malauguratamente la colpa e soddisfa però a una esigenza che è un'esigenza appena civilizzata di vendetta. Io non avrei paura di riconoscere quello che René Girard ci ammoniva a riconoscere, e cioè che nonostante le sue pretese di civilizzazione, nel diritto penale resta a fondamento una istanza di vendetta sociale. Riusciremo a liberarci presto o tardi da questa spirale? Riusciremo a uscire dal circolo infernale della colpa che chiama la pena? Io credo che, per quanto possa apparire difficile o temerario questo compito, si debba provare. E per provare bisogna partire dal franco, schietto, radicale riconoscimento della inadeguatezza della situazione attuale. Solo se si parte da questo punto si può tentare di trovare qualche strada alternativa. Buonasera, mi aggancio all'ultimo intervento. Nella vita come professione svolgo quella di educatore, non nel carcere, nella riabilitazione. C'è sicuramente il lato della rieducazione del singolo, ma c'è anche una educazione e una rieducazione nella giustizia in atto anche della società, di questo vivere comune che deve riguadagnare agli occhi della società, delle persone che fanno parte, il senso che la pena ti deve educare che quel comportamento è ingiusto e lesivo del patto comunitario. Secondo me, se a qualcosa serve la pena, credo che non serva neanche quello, è insegnare a obbedire. Però noi viviamo in una democrazia. E la nostra Costituzione dice, partendo dalla constatazione della pari dignità della persona, presentandosi, dice, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché funzioni una democrazia, le persone non devono essere capaci di obbedire, devono essere capaci di scegliere, cioè devono essere capaci di gestire la loro libertà. Se io stimolo i riflessi pavloviani attraverso la punizione,
impedisco alle persone di ragionare. Questo qua è il problema, no? La pena non serve a educare ad essere capaci di usare il proprio libero arbitrio, ammesso che ci sia. È tutto qui. Serve un'altra cosa, no? Serve un percorso, si fa fatica, perché dire stai punito è la cosa più semplice in questo mondo. Eh sì, stai punito. Ho fatto il militare. Eh sì, è semplicissimo. Impari che quella cosa non la devi fare, perché, boh, quello si distrae e la faccio. Con i ragazzi, siccome è bello ragionare, allora i ragazzi sono spesso molto punitivi. Allora ti dico, sì, allora facciamo, molto brevemente spero, ma l'esempio devo farlo, devo raccontare l'aneddoto, la storia, no? E mettiamo che lei, signorina, ha 16 anni, ce ne ha 18 adesso, non posso farlo sui 18, no? Ha 16 anni, contratta con suo padre, l'uscita è sabato sera, vi mettete d'accordo, a un certo punto torni alle 11:30, facciamo. E poi arriva a casa alle 4. E suo papà può dirle, guarda, sei tornata a un'ora impossibile, per un mese non esci di casa. Passa una settimana e il padre si ricorda, oh, caspita, dobbiamo andare in Sardegna io e la mamma, perché c'è la nostra cugina che sta là, che si sposa, io sono testimone. Guarda, stiamo lì a 3 giorni. Tu lo sai che sei in punizione, eh? Non esci di casa. La sera non esci di casa. I genitori partono, la figlia esce di casa. Ma è chiaro, perché l'obbedienza richiede controllo. E il padre potrebbe invece assumere un atteggiamento diverso. Guarda, scusa, ci siamo parlati perché io mi fido di te, ci siamo messi d'accordo che alle 11:30 saresti tornata. E invece sei tornata alle 4. Mi spieghi, c'è qualche ragione per cui sei tornata alle 4? Si inventano delle scuse incredibili, ho avuto 16 anni anch'io, è passato un elefante rosa, si è bloccato il traffico. Allora, se tu non sei stata ai patti, come faccio io a avere fiducia di te? E non esci fino a quando non recuperi la fiducia, che può essere domani come può essere chissà quando. Ma perché? Perché è un rapporto di fiducia, non perché io comando, io ordino. Chi sono io per comandare, per ordinare? E tu obbedisci. Non è così. No? Non è così. Il rapporto non è questo. Il rapporto, quello io comando e tu obbedisci, è il rapporto delle leggi razziali, se vogliamo essere drammatici. È quello lì, è il rapporto della discriminazione. Ah, perché io so un accidente. Attenzione, noi non dobbiamo confondere il potere con la competenza. Sono due cose diverse. E il potere lo lasciamo da parte. E ci misuriamo invece, che è sbagliato anche la parola, ci misuriamo, ci relazioniamo in base alle conoscenze, all'esperienza, facendoci carico di tutto questo. È più difficile. Certo che è più difficile. Però l'altra strada è quella delle guerre continue. La nostra storia è una guerra continua. La nostra storia è la Shoah, la nostra storia è la bomba atomica, la nostra storia è 2 guerre mondiali in poco più di 20 anni. La nostra storia è questa. E la nostra storia dipende da quel principio. Discriminazione. Mancato riconoscimento dell'altro. Allora vi do appuntamento a domani sera con Vito Mancuso. Grazie.